Signore e signori, Mara Venier! Buonasera! Vado piano. Cosa ti è successo? Vuoi una mano? Cosa perché per la seconda volta mi sono fratturata il dito mignolo, ma non è possibile. Sono sempre stata. Ma sempre giurato è stato? Ma no, questo a casa, perché io a casa vivo scalza e vado a sbattere addosso a tutto. Allora, ma vieni che tre anni fa allora era quello a sinistro, sedere. Domenica sera quello destro. Attenta al gradino, attenta. Ma questo è bello pesante. E quindi domenica, no. Aspetta, ti do una quindi mano. Quindi domenica sera, finita la trasmissione, sono andata a casa, ho fatto la valigia di corsa perché partivo. E io sono sempre scalza, una volta sbatto su un tavolo, su una sedia e domenica sera... Ma te lo sei rotta davvero? Sì, fratturato. Allora, come niente, domenica prossima sarai in onda. Sì, ma sono venuta da te così, avevo preparato un vestito molto bello, una gonna corta, dei tacchi così, ma... Sarà per la prossima volta. Molto maschile, che caldo che fa. Stai bene però. Dicevo prima... Sei anni, era il 2008, sono andata a riguardare, e tu eri nella fase, riporto fedelmente quello che mi avevi detto, eri nella fase fammi godere un attimo la vita. E te la sei goduta? Sì. Molto anche. Cos'era successo? Che ti eri sposata? Era o successo no, nel 2006? Sposare? No, nel 2006mi sono sposata. Nel 2006 ho smesso Domenica In e sono stata 4 anni senza lavorare. Ho detto, vabbè, ho sempre lavorato. Cosa hai fatto in quei 4 anni? Ho viaggiato, ho fatto delle cose fantastiche, sono stata molto con mio marito, sono stata con gli amici, quelli perché è vero veri. Che lui era andato a vivere ai Caraibi, sì, mi sembra, sì, e quindi hai vissuto anche tu lì? Sì, per un periodo, però non è che amo molto, cioè non amavo stare troppo. Insomma, ti annoiavi, sì, sei tornata no, a fare no. televisione, sì. Non potevi più. No, in verità, insomma, sì, per un po' va bene, no, ma non nei Caraibi dopo un po' mi stancano, insomma. Anche perché uno cosa fa tutto il giorno ai Caraibi? Lui gioca a golf, io non gioco a golf, ecco, per cui lo aspetto, cucino, andavo al mercato, facevo la spesa, molto divertente e anche molto carino ed è anche per giusto per 2 mesi. Per 15 giorni. Dopo però, no, però insomma ci sono tante altre cose da fare, non sono stati degli anni dove il lavoro mi è mancato in maniera fondamentale. Però l'hai convinto a tornare a Roma. Beh, lui sì, lui viveva lì dagli anni 90, sì, ma mio marito... E come hai fatto a convincerlo? Beh, mi ha sposata, per cui fai tu. E quindi insomma, gli hai detto basta, la molla è stata l'amore, ha incontrato me, ha lasciato lì, dopo un po' abbiamo lasciato anche noi, non vado più e preferisco viaggiare, vedere le cose che non ho visto, insomma. Da quest'anno sei tornata Domenica In, una delle conduttrici più longeve, ti batte solo Pippo Baudo. 9, questa è la mia 9. E ti trovi sempre bene, direi di sì, t'ho vista domenica, ma, sembra insomma, che tu ti diverta parecchio. No, mi diverto, cerco di fare egregiamente il mio lavoro. È vero che la tua prima volta in TV fu proprio Domenica In con Baudo? Sì. Fu la prima volta. All'epoca facevi l'attrice anche tu, all'epoca, come Ornella. All'epoca facevo l'attrice, mi tolgo la giacca. Sì, fa caldo, lo so, e sono io che facevo l'attrice, tenere... ero andata lì a presentare. Prendete la giacca alla grazie, signora Venier. Grazie, molto gentile. Vuoi bere qualcosa? No, sono a dieta, non vedi come sono magra, piccola? Vedo. Se... No, no, se vede. Diciamo che in quel punto lì proprio non è mai stato... Io pensavo che tu venendoci No, sei bellissima. Un mese che non mangio, un mese che non bevo un bicchiere di vino, un mese che non mangio... Sicura miei... che non... No. No, perché avevo preparato lo champagne per Ornella. Sì, ho visto, però ma strano che non l'abbia voluto. Ha detto che perché non da bevo... me a Domenica In se l'è trincato. Ah, è per quello che... Forse è dieta anche lei. Per quello che vi siete baciate. Allora, ma era una cosa organizzata quella del bacio. Sì. No, lei mi ha baciata, sì. Lei ti ha baciata? Sì. Ah, non era una cosa scritta dagli autori? Ma non c'è scritto niente nella mia Domenica In, veramente. Cioè tu improvvisi tutto? Sì. E lei ti ha baciata? Sì. Ma un bacio vero? Sì.
Però il regista in quel momento non l'ha inquadrato, per fortuna, era la prima puntata, ho detto bella. Prima puntata, però c'erano vera. I fotografi e insomma hanno pubblicato la foto. Beh, insomma, Ornella, no, ti racconto, è la mia prima volta, perché è vero, era una domenica in Di Baudo, era forse l'81, io avevo fatto un film con Nanni Loi e con Renato Pozzetto e Nino Manfredi ed eravamo andare alla classica presentazione, come vengono da me adesso. Ma io non volevo andare perché ero timidissima, avevo paura della tele. Quanti anni avevi? Beh, avevo 31. E come t'hanno buttata dentro? E Manfredi che mi ha offerto dello champagne. Ah, perché vedi? Dovevamo andare. Tutto torna. Tutto torna. Allora ero anche astemia, dopo però mi sono rifatta. Io fino a 31-32 anni sono stata astemia. Ma come, una veneziana astemia? Sì. Poi è stato un mio moroso che mi ha portato su quella strada lì. Comunque, dicevi della prima... No, è molto divertente, perché io non volevo andare. Alla sera, mi volevano convincere, però ho detto, ma no. Alla mattina ho chiamato Manfredi, col quale avevamo un bellissimo rapporto di amicizia, e ho detto, Nino, guarda, io non ho mai dormito, c'ho paura, perché sai, fai l'attrice, studi un copione, però... televisione per me significava sbaglio un verbo, faccio una brutta figura, dico tutto in diretta, dico una stupidata, insomma ero terrorizzata. Lui viene a casa, mi prende con l'autista e dice no, devi venire, io vado, lui mi prende una bottiglia di champagne, non è vero che era tirchio, perché mi porta al bar, prende una bottiglia e mi faccio da astemia due bicchieri di champagne e vado, c'era Baudo, io minigonna di pelle verde molto selvaggia, non dico una parola, cioè praticamente muta. Era Natale. E a un certo quindi punto, fai insomma la bella Baudo statuina. Dice, l'unica cosa, io ho una bella così, e Baudo dice fate gli auguri a qualcuno, ognuno dice mia moglie, mio marito, mio figlio, insomma io avevo già due figli, avevo famiglia. E io, auguri di buon Natale a Sandro Pertini, che non c'entra il nostro presidente. Che è venuta allora, così. Beh, però, quando io, so perché. L'unica cosa, era il film era Testo Croce, quando siamo andati via ho sentito Baudo, che ha detto a Nanni Loi, certo questa bella come il sole, però non parlante, era deficiente, proprio una che non... Ero terrorizzata. E poi però ti sei sciolta la lingua perché insomma sei piuttosto cambiata. Ma è la vita che ti può... Ma chi ci pensava di fare televisione? Mai. No, quante hai detto? 9 ne hai fatte domenica sì. In. Voglio mandare un pezzetto di fenomenologia di Mara Venier, se mi permetti, per entrare dentro il tuo stile. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, guardate. Va ora in onda la prima puntata di Domenica In. Presenta Mara Venier. Ciao Mara, guarda con il libro. Grazie di essere qua. Grazie a te. E come ti dico sempre, strucca il bottone. Strucca il bottone, strucchiamolo insieme al mio divano. Di questo non ne voglio discutere. In questo momento sei innamorata? Non discuto della mia vita personale. Sì, senti, privacy, intanto ho conosciuto ieri quel gran bel ragazzo del tuo moroso. Ecco, appunto. Sai che ti dico? A Naomi! No! Serena, grazie di essere qua, non ti vedo da tanto. Felice di essere qui con te. Hai capito, perché non è stato facile, non ti è stato regalato niente, ti sei sempre sudata tutto. Brava. E io lo so molto bene, noi ci conosciamo da tutta la vita, forse è meglio non contare gli anni. No. Dopo 40 anni che azzecca il vincitore di Sanremo, quest'anno 64esimo festival, Giuca Scasella ha perso i poteri, ha messo Renga. Il grande amore della tua vita, Jerry, tu me lo... Tu, no! Ma sono qui, se tu mi vuoi... Ah! Dove eravamo rimasti? Ma dolce più che posso, come il mare e come il sesso... E allora...
brindiamo, sarà qua. Sono i 40 anni di champagne. Tutto. Però lasciateci un po' di prosecco. Vigne, frappe, bocconotti, frutta a piacere, caffè con schizzo, ammazza caffè, pane coperto. Prima di venire qua ho fatto una lasagna. Guarda, pure io. Arrivo io, si mangia. E le polpette al sugo. Io ho fatto invece a mio marito delle bavette shue. Tu così conosci shue shue? No, io ho questa fortuna, Mara, di avere la gastrite. Quando vuole viene il campanello, suonerà. Che impressione ti fa rivederti? Io come ti vedi? Mai, non mi vedo mai, non mi piaccio mai, non mi sono mai rivista. Vabbè, allora sei normale. Non amo rivedermi, proprio. Sai che ieri sono andata a vedere cosa c'è di te su YouTube? Di tutto e di più. No, sai come si intitolano i primi 4 video che ti riguardano? Lo sai? No. Te lo dico io. No, Mara io... Venier, tette e a cavallo sexy. Vedi? 4. Che carini. Cioè i primi 4 sono una collezione di questi tuoi... E sei andata a vedere dentro? No, confesso. Però, Daria... No, ma io sono donna di parole, mi sembrava comunque un titolo importante. Vero, tette a cavallo sexy. A cavallo? A cavallo sexy. A cavallo di gamba o a cavallo? No, cioè a cavallo di gamba. A cavallo di gamba. Sai che fanno le inquadrature. Sì. E quindi, insomma, vabbè, sappi che... le gambe sono quelle che sono, sempre ogni tanto me ne rompo un ginocchio. Come ti poni rispetto all'età? La dici la tua età? Sì, la dico. Io ho 63 anni, ma io trovo patetiche quelle che fanno di tutto per nascondere l'età o fanno di tutto per magari a 60 dimostrarne 40. Credo che una ma anche donna... perché te lo puoi permettere. No, ma non è questo. Io credo che noi donne dobbiamo avere anche la dignità di quello che siamo, con le nostre rughe, col nostro vissuto, con ma la nostra storia. Non vedo moltissime rughe, ma apprezzo che dici. Trovo che dovrebbe essere un po' la conquista di tutte, quella di accettarsi per quello che siamo. Ma tu conti di rimanere così sexy fino agli 80 anni? Ma tu anni? Mi trovi sexy? Beh, sì. Ma tu sai che a me non... Ma tu sei una buonazza. Non mi corteggia più nessuno. Ma che ma veramente. Tettone, alta, ma bionda, tettone vere, queste vere. Cioè, sei proprio la quintessenza. Da quando sono sposata non mi corteggia nessuno. Vorresti anche essere corteggiata? Sì. Ma come? Perché ma no? Ma scusami. Vergognata. No, ma mica ha detto che poi uno... Ah, solo così per divertimento. Così, no? È carino il corteggiamento. Ma solo che tutti amano mio marito. L'avventura vedi? È tua nuora a sto punto. Allora... Cioè, è la compagna del figlio di tuo marito. Sì. Insomma, a Natale le fate insieme? No, perché eravamo tutti... No, sì, eravamo a Miami insieme. Ma Simona, prima di tutto, è la mia amica. Da prima? Beh, sì. Da circa però 20, buffa, no, questa 25 cosa. Anni e in più adesso è nato questo rapporto più familiare, però prima di tutto viene la nostra amicizia che risale davvero a tanti tanti anni fa. Senti, ti ho vista domenica quando parlavi di Gina Lollobrigida, del fatto che il figlio voglia metterla sotto tutela, a un certo punto hai gridato, noi siamo con te, ti vogliamo bene, mi sembravi molto colpita da questa vicenda. Sì, perché conosco Gina abbastanza, da molti anni. E trovo che sia una donna fantastica, fantastica per la sua vita, per il suo vissuto, l'attrice la conosciamo tutti, quello che è stato, però è proprio una donna umanamente speciale, la conosco abbastanza bene, è venuta al mio matrimonio, cioè voglio dire abbiamo un rapporto affettuoso. E questa cosa del figlio mi ha molto colpito. Sono stata vicino a Gina qualche anno fa quando lei ha subito una brutta truffa. Lei ha avuto una storia professionalmente, questa è molto più seria perché riguarda i propri affetti e soprattutto quando poi è un figlio che in qualche maniera no, cerca di così polemizzare, chiamiamo così, con la propria madre, è sempre molto spiacevole. Perché io avevo pensato... So che anche tu hai una mamma anziana, so che le sei molto affezionata, che vai sempre a trovarla. Avevo pensato che ci fosse anche quello di mezzo in quel tuo saluto così affettuoso a Gina. No, ho visto Gina stare molto male, molto male, molto male. E ho pensato che quest'altra storia per lei possa essere qualcosa di molto pesante, forse anche... con grande difficoltà, no, nel superarlo, perché adesso ci saranno gli avvocati per chiarire
questa posizione. Peraltro Gina ha fatto poi quel filmato, non so se tu l'hai visto, espressamente per me, dove si vede che sta benissimo, per cui insomma non credo che abbia bisogno di un giudice che possa in qualche maniera tutelare, insomma mi pare che abbia la sua bella testa che funziona anche molto bene. A proposito di testa che funziona molto bene, il tuo Renzo Arbore, come l'hai trovato a Sanremo? Perché fai quella faccia? Perché non l'ho visto. Ah, ma non andate d'accordo? Sai che questa me la son persa? Ma io... Vi siete lasciati male? Ma no. No, non vorrei aver fatto gaffa. No, non... L'altra volta mi avevi raccontato in Vespa, sì, sì, cose. Sì, sì, no, no, ma preferisco non avere... Ci siamo lasciati e preferisco non avere più rapporti con lui. Caspita, sì. La metti giù dura. Sì, la metto giù dura. Ma sei una donna proprio passionale, che soffende, che... No, perché credo che se una fa di tutto per cercare di avere un rapporto civile tra due persone che si sono amate e dall'altra parte a volte sì, a volte no. Ma sai come sono gli uomini? Magari rifiuto, non lo fa per rifiuto, la mia vita, sto tanto bene, insomma non vivo bene anche senza avere dei rapporti. Conserto le braccia, mi sa che ho toccato un tasto che non dovevo. Va bene, cambiamo di discorso. No, ma io ti racconto, ti dico tutto, tu puoi parlare di tutto con me. Non... No, però non voglio che ti chiudi o dispiaci. Allora dai, parliamo invece di una cosa di attualità. Lo posso dire quello che mi hai detto al telefono lunedì? Sì, ti ho chiamato io, sono qua per questo. Mi hai chiamato lunedì e io, felice di sentirti, non ti sentivo da 6 anni, da quando eri stata qua ospite, e mi dici, non mi è piaciuto quello che ha detto Arisa. No, non mi è piaciuto perché io intanto seguo sempre il programma tuo, perché insomma credo che da te ci sia molto da imparare. Ma, anch'io faccio delle interviste. Comunque, diciamolo, e tu sai... per chi non l'avesse vista, Arisa aveva detto che non è che si era commossa quella volta che se n'era andata. No, lei ha detto, Domenica mi volevano far piangere, hanno fatto di tutto per farmi piangere. Lei ha detto anche che non ama il popolo italiano non dovrebbe amare questo tipo di televisione che fa gossip e fa dei complotti. Io adesso non ricordo le parole precise, me le ricordo, però molto, lei non era contenta. Me le ricordo molto bene io, ma ti spiego perché. Perché quando ho fatto Domenica in dall'Ariston, alla fine è uscita lei. La vincitrice. La vincitrice. E credimi, io neanche lo sapevo, gli autori mi hanno fatto segno che c'era un filmato che riguardava una dichiarazione della sua mamma. Ma questo filmato non l'abbiamo girato noi, non siamo andati noi con le nostre telecamere o con una nostra inviata a estorcere un'intervista alla madre di Arisa. Era un servizio che era già andato in onda al TG della Basilicata, per cui era un servizio che i miei autori hanno visto e pensavamo di fare una cosa carina. Una cosa gradita, poi ognuno reagisce come vuole, per carità, tant'è che io poi quando lei è andata via ho detto la capisco e forse anch'io avrei fatto uguale, no? Però ma parlare... cosa ti è dispiaciuto? Beh, parlare di complotti, ma che complotto? Ma sei sicura che hai detto complotto? Come no? Questa televisione è complottistica, vattelo a rivedere. Andremo a rivedere. Ma ti pare che io faccio i complotti alla signora Pippa? Ma che me frega a me di fare i complotti alla signora Pippa? No, però io dai, ho fatto una cosa carina, passionale. Pensavo fosse una cosa carina nel vedere una dichiarazione non fatta da Domenica In, fatta dal TG. Per cui se la signora ha qualcosa da dire, la signora Pippa, si deve rivolgere al TG, alla testata vabbè, però del TG. Voi l'avete mandato nel momento in cui lei faceva, insomma, era premiata. Vabbè, ma qual è il reato? Sai cosa mi stupisce? Ma qual è il reato? Non lo so, che lei non le faceva piacere. Ho capito, ma uno può dire, guarda, infatti lei è andata via, ma da qua a dire il complotto contro di lei mi sai sembra cosa mi stupisce veramente abbastanza. Un sacco, che tu sono tantissimi anni che intervisti gli artisti e sai che sono... Non mi è mai successo. Ma davvero?
Perché chi più chi meno sono tutti più o meno fragili, più o meno sensibili, meno... Beh no, qui si parla di brutta televisione, di gossip e di complotto alle sue spalle. Io posso piacere o non piacere a me, possono dire quello che vogliono, Daria. Io ormai sono abituata a tutto, non mi offendo, anzi ognuno può dire quello che vuole. Però ti sei arrabbiata. Io mi diverto quando mi dicono, guarda che su Twitter scrivo, a me possono fare tutto, va bene, sta nel gioco, no? Siamo dei personaggi esposti, è successo anche a te. Ma la televisione del complotto, siccome il complotto è una cosa che non riguarda nella mia vita, perché io nel bene e nel male sono una diretta, trasparente, che se ha qualcosa da dire lo dice, e che qualcuno si possa permettere di dire televisione del complotto, il complotto, ma nessuno è andato con la pistola alla tempia a dire alla signora Pippa faccia una dichiarazione. Mi sono molto offesa. Ho visto. Molto, molto. Sento, offesa. Che paura. Molto sarò sempre offesa. Molto attenta se dico qualcosa di no. te. No, tu puoi dire quello che vuoi. No, dai, cercavo però di chiuderla qua. Il complotto qua, non mi va, perché sul complotto è una cosa sporca. No, il complotto è una parola che il complotto è una cosa sporca. Fuori misura. Passata? Sì, ma no, non m'è passata. No, perché adesso non c'è qua Risa, non può replicare, quindi la volevo ma che me frega della replica? No, adesso faccio come il ministro con l'annunziata. Secondo me se lei ci fosse ti direbbe. Ci vedremo in tribunale. No, ma figurati, non penso, ti direbbe, vabbè. Ha parlato di cultura, ha parlato il popolo italiano dovrebbe avere dalla televisione la cultura, ha ragione. Ha ragione. Ha ragione Risa della cultura. Infatti mi sono fatta fare da Alex, il mio collaboratore, tutte le cassette di X Factor. Te la ricordi Risa? Dai, basta, quando ha fatto la piazzata Simona Ventura con quella bella parolaccia. Quella è la cultura della signora Pippa. Vabbè, dai. Adesso è finita. Ma sono è molto passata. Seccata. Ma non ci posso credere che in tutti questi anni non te ne capitano 100 no. al giorno di queste cose. No. No. Il complotto mi ha dato molto fastidio. La parola fastidio. Complotto ti ha dato fastidio. Vabbè. Ho detto che ti sei arrabbiata anche. È la sera delle arrabbiature. Così. L'altra volta abbiamo parlato dei tuoi amori, stavolta parliamo delle tue arrabbiature. Perché hanno pubblicato le foto della tua festa dei 60 anni, senza il tuo consenso. Non è vero. No. No. Non ti eri arrabbiata. No. Vedi, basta, qui... Non è vero. Non è vero, le foto le ha fatte Max Lazzari, un mio amico, era lui l'unico. Allora, questa è una scemenza. E com'era questa festa? Racconta. Molto divertente, piena di amici. C'era qualcuno che usciva dalla torta? No, era una festa fatta con tanti amici. Ma insomma, si festeggia una volta, poi non si festeggia più. Dici che i 70 non li festeggi? Magari arrivarci a 70. Ma dai, magari arrivarci. Ma che ne so, qui viviamo alla giornata, giorno dopo giorno. Sì, io vivo così, molto. Ma molto. Ti diverti a lavorare? Sì, mi diverto, non credo che lavorerò ancora per tanto. Credo di... Sono 30 anni che lo dici, nel frattempo. Quello che dice sempre mio marito. Ma lui che giocava a golf, cosa lui fa? Lui fa la sua vita. Gioca a golf a Roma? No, lui parte, va ai Caraibi, stavi un mese, due mesi e io lavoro. Nel senso che ognuno dei due ha i propri spazi, però forse è arrivato il momento di stare un po' più con lui, no? Prima che trovi una dei 20 e non mi torna più e rimane a Santo Domingo, vado pure io. Questa è la mia decisione. Vedremo. Secondo te, nella tua vita, tu hai fatto un sacco di cose, hai fatto una figlia giovanissima, poi un altro figlio, tanti lavori, un negozio, hai avuto un negozio famosissimo. Un periodo bellissimo della mia vita. A Campo dei Fiori. Vestiti usati, sì. Insomma, hai fatto un sacco di cose. Secondo te che cosa ti ha fatto diventare quello che sei? C'è qualcosa che, secondo te, quella cosa lì ti ha formata di più? Se è qualcosa di lavoro, di amore o qualcosa che ti è successo. Ma guarda, la mia vita, tu lo sai, è sempre stata così casuale. Abbiamo parlato 6 anni fa quando ti ho raccontato le mie varie vite così diverse l'una dall'altra. Allora l'avevi divisa a uomini, mi ricordo, sì, perché, quando eri venuta. Il periodo Renzo Arbo, il periodo Jerry Calà periodo del mio primo marito, il primo del secondo. Sì, certo. Anche la Vanoni prima tendeva a dividere un po' a uomini. Secondo me è una cosa un po'... Beh, perché l'amore, quando sono poi amori che durano così tanti anni, i miei amori sono sempre durati 12, 8, 6,
Questo quanto dura? Con Nicola dal 2000, per cui 14 quest'anno. Ma Nicola è l'uomo della mia vita, è l'uomo in assoluto che mi ha coinvolta in tutto. È un amore poi diverso, della maturità, c'è un grandissimo rispetto tra di noi. Quanti anni avevi quando l'hai conosciuto? 50. Quindi c'è speranza, signore, che ci state guardando. Ah, ecco, no, pensavo per te. No, non per me, ma sai che ci sono un sacco di signore di magari 30 anni, 40 anni, che dicono, vabbè, non lo trovo più, no? Non è vero, io avevo 49 anni, ero reduce da un altro amore che non te ne ho parlato. Un altro? Quello del ranch in America, te l'ho raccontato? No? Vedi, ti manca. Americano? Mm. Però dormivo sempre nel ranch, non si poteva stare. Era terribile. Un cowboy? Sì, praticamente. Era un attore americano. Ah, un attore americano. Un attore noto? Beh, in Italia era abbastanza noto, perché lui ha fatto Ulisse, Armand Assante. Lui, ah, ma un gran figo, Un gran figo. Beh, appunto. No, ma pensa che l'ho conosciuto un annetto fa. No. Sì, ma è invecchiato adesso. Beh, ma è ancora molto bello. Davvero? Mi rendo conto che proprio sembra le carampane che parlano degli uomini, mi rendo conto, qui è meglio che chiudiamo. E, no, anche perché siamo arrivati alla fine, no, Mara. No, già. Sì. E quindi domenica... Solo un'arrabbiatura, allora. E d'altronde così ti sei sfogata, non ci pensi più. Non è detto che non ci pensi più. Dai, basta. No. Adesso combiniamo con Arisa una bella rimpatriata. No. Una bella telefonata. No. Un duetto Mara Venier, Arisa, no. Rosaria Pippa. No, sugli insulti immeritati. Ma dai, insulti. Ma però esageri, Mara, te lo devo dire. Complotto. Ma chi se ne frega? Uno dice delle cose a volte così, senza neanche... Complotto non si può dire. Ma va bene, non dico più niente, signore e signori, però è stato bello, però così per finire dobbiamo ringraziare la signora Pippa, perché se lei non veniva da te e avesse detto quello che ha detto, io giovedì non ti avrei chiamato, tu non mi avresti invitato, allora, e non ci saremmo insieme. Visti. Grazie, signora Pippa. Ecco.